Buongiorno nell'amore del Signore, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Oggi è il martedì 26 di gennaio del 2021 e come tutti i giorni, da lunedì al venerdì a mezzogiorno, noi leggiamo la parola del Signore insieme. Stiamo leggendo il libro della Genesi e questa mattina noi leggeremo Genesi capitolo 32 fino al versetto 34. Per essere ancora più preciso, noi incominceremo Genesi capitolo 32 versetto 22 e leggeremo fino al capitolo 34 versetto 31. Dice così la parola del nostro Signore. Genesi capitolo 32 versetto 22. Quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il gualdo dello Labok. Li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? E gli rispose, Giacobbe. Quello disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese, ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose, perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse, ho visto la Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo, fino al giorno di oggi, gli israeliti non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. Genesi capitolo 33. Giacobbe alzò gli occhi, guardò ed ecco Esaù che veniva avendo con sé 400 uomini. Allora divise i figli tra Lea, Rachele e le due serve. Mise davanti le serve i loro figli, poi Lea, i suoi due figli e infine Rachele e Giuseppe. Egli stesso passò davanti a loro e si inchinò fino a terra 7 volte finché si fu avvicinato a suo fratello. Ed Esaù gli corse incontro, l'abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Poi Esaù, alzando gli occhi, vide le donne e i bambini e disse, «Chi sono questi che hai con te?» Giacobbe rispose, «Sono i figli che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora le serve avvicinarono con i loro figli e si inchinarono. Si inchinarono anche Lea e i suoi figli e si inchinarono. Poi si avvicinarono Giuseppe e Rachele e si inchinarono. Allora Esaù disse, «Che ne vuoi fare di tutta questa schiera che ho incontrato?» Giacobbe rispose, «È per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Ed Esaù, «Io ho molta roba, fratello mio. Tieni per te ciò che è tuo». Ma Giacobbe disse, «No, ti prego, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, accetta il dono dalla mia mano, perché io ho visto il tuo volto come uno vede il volto di Dio e tu mi hai fatto buona accoglienza. Ti prego, accetta il dono, il mio dono, che è stato presentato a te, perché Dio è stato molto buono con me e io ho di tutto». E tanto insistette che Esaù l'accettò. Poi Esaù disse, «Partiamo, incamminiamoci, io andrò davanti a te». Giacobbe rispose, «Il mio Signore sa che i bambini sono in tenera età e che ho con me delle pecore e delle vacche che allattano. Se forzasse la loro andatura, anche per un giorno solo le bestie morirebbero».
Passi dunque il mio Signore davanti al suo servo, e io me ne verrò piano piano, al passo del bestiame, che mi precederà, e al passo dei bambini, finché arrivi presso al mio Signore, a Seir. Esaù disse: permetti almeno che io lasci con te un po' della gente che ho con me. Ma Giacobbe rispose: e perché questo? Basta che io trovi grazia agli occhi del mio Signore. Così Esaù, in quello stesso giorno, rifece il cammino verso Seir. Giacobbe partì alla volta di Succot, costruì una casa per sé e fece delle capanne per il suo bestiame. Per questo questo luogo fu chiamato Succot. Poi Giacobbe, tornando a Padan Aram, arrivò sano e salvo alla città di Sichem, nel paese di Canaan, e piantò le tende di fronte alla città. Per 100 pezzi di denaro comprò dai figli di Camor, padre di Sichem, la parte del campo dove aveva piantato le sue tende. Eresse qui un altare e lo chiamò El Eloe Israel. Capitolo 34 della Genesi. Dina, la figlia che Lea aveva partorita a Giacobbe, uscì per vedere le ragazze del paese. Sichem, figlio di Camor, liveo, principe del paese, la vide, la rapì e si unì a lei, violentandola. Poi egli rimase affezionato a Dina, figlia di Giacobbe, amò la giovane e parlò al cuore di lei e disse a Camor, suo padre: dammi questa ragazza in moglie. Or, Giacobbe udì che quelli aveva disonorato sua figlia Dina, e siccome i suoi figli erano ai campi con il suo bestiame, Giacobbe tacque finché non furono tornati. Intanto Camor, padre di Sichem, si recò da Giacobbe per parlargli. I figli di Giacobbe, come ebbero udito il fatto, tornarono dai campi. Questi uomini furono addolorati e fortemente adirati, perché costui aveva commesso un'infamia in Israele, unendosi alla figlia di Giacobbe, cosa che non era da farsi. Camor parlò loro dicendo: mio figlio Sichem si è innamorato di vostra figlia, vi prego, datela per moglie. E imparentatevi con noi, dateci le vostre figlie e prendete per voi le figlie nostre. Abiterete con noi e il paese sarà a vostra disposizione. Fissate qui la vostra dimora. Trafficate e acquistatevi delle proprietà. Allora Sichem disse al padre e ai fratelli di Dina: possa io trovare grazia agli occhi vostri e vi darò quello che mi direte. Imponetemi pure una gran dote e molti doni e io ve li darò come mi direte, ma datemi la ragazza in moglie. I figli di Giacobbe risposero a Sichem e a suo padre Camor, ma parlarono loro con astuzia perché quelli aveva disonorato Dina, la loro sorella. Dissero loro: questo non possiamo farlo. Non possiamo dare alla nostra sorella uno che non è circonciso, perché ciò sarebbe per noi un disonore. Acconsenteremo alla vostra richiesta soltanto a questa condizione: se sarete come siamo noi, circondendo ogni maschio tra di voi. Allora vi daremo le nostre figlie e noi ci prenderemo le figlie vostre, abiteremo con voi e diventeremo un solo popolo. Ma se non volete ascoltarci e non volete farvi circoncidere, noi prenderemo la nostra figlia e ce ne andremo. Le loro parole piacquero a Camor e a Sichem, figlio di Camor. Il giovane non indugiò a fare la cosa, perché amava la figlia di Giacobbe. Egli era l'uomo più onorato di tutta la casa di suo padre. E ancora, Camor e suo figlio Sichem giunsero alla porta della loro città dicendo: questa è gente pacifica in mezzo a noi. Rimanga pure nel paese e vi traffichi, perché esso è abbastanza ampio per loro.
noi prenderemo le loro figlie per mogli e daremo le nostre. Ma questa gente acconsentirà ad abitare con noi per formare un solo popolo a questa condizione, che ogni nostro maschio sia circonciso come sono circoncisi loro. I loro armenti, le loro ricchezze e tutti i loro bestiame non saranno forse nostri? Acconsentiamo alla loro richiesta ed essi abiteranno con noi. Tutti quelli che erano venuti alla porta della città diedero ascolto a Camor e a suo figlio Sichem. Ogni maschio si fece circoncidere, ognuno di quelli che erano venuti alla porta della città. Ma il terzo giorno, mentre quelli erano sofferenti, due dei figli di Giacobbe, Simeone e Levi, fratelli di Dina, presero ciascuno la propria spada e assalirono la città che si riteneva sicura e uccisero tutti i maschi. Passarono a fil di spada anche Camor e suo figlio Sichem. Presero Dina dalla casa di Sichem e uscirono. I figli di Giacobbe si gettarono sugli uccisi e saccheggiarono la città, perché la loro sorella era stata disonorata. Presero le loro greggi, i loro armenti, i loro asini, quando era nella città e nei campi. Portarono via come bottino tutte le loro ricchezze, tutti i loro bambini, le loro mogli e tutto quello che si trovava nelle case. Allora Giacobbe disse a Simeone e a Levi: «Voi mi causate grande angoscia, mettendomi in cattiva luce davanti agli abitanti del paese, ai cananei e ai ferisei. Io non ho che pochi uomini, essi si raduneranno contro di me, mi piomperanno addosso e sarò distrutto io con la mia casa». Versetto 31. Ed essi risposero: «Nostra sorella dovrebbe forse essere trattata come una prostituta?» Sono storie molto forti, storie che noi troviamo nel libro della Genesi. Ancora una volta noi abbiamo letto la parola del Signore insieme e io ti do l'appuntamento perché domani noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, che il Signore ti benedica. Io ti aspetto domani per leggere la parola del Signore.